Fabio Mandato, la squadra è parsa impaurita fin dal primo minuto. Perché questo approccio al match? 20 minuti sbagliatissimi in settimana, non avevamo avuto assolutamente sentore di questo approccio, che poteva esserci un approccio mentale del genere. Potevamo mettere in conto di andare in difficoltà su alcune loro forze, sappiamo che hanno, ma non sull'approccio mentale, questo assolutamente no. In questi casi fortunatamente c'è una partita tra due giorni, partita davvero della vita, perché adesso sono partite e devi assolutamente vincerle tutte, quindi bisogna entrare in campo dando il 200%. Francesco Liderio dice: sconfitta pesante, segnata anche da errori arbitrali madornali. Purtroppo sì, rivedendoli adesso, io l'ho visti poco fa, purtroppo sì, però non può essere un alibi. Io personalmente mi devo assumere delle responsabilità, perché se la squadra ha avuto questo sbandamento mentale è giusto che mi devo subito rimediare, come dicevo prima c'è questa partita tra due giorni, ci sono queste 5 partite, 5 finali che andranno giocate davvero alla morte. È normale, dispiace per gli errori arbitrali, perché la partita si mette diversamente, però bisogna guardare avanti. Pippo Gatto: mister, non ho parole, va bene che il secondo gol era in fuorigioco e c'era rigore di Baez, ma c'è modo e modo di perdere, le chiedo ai suoi giocatori in queste 5 partite di onorare la maglia che indossano. Allora, innanzitutto per la sconfitta è giusto chiedere scusa da parte mia, assolutamente da parte mia, ai tifosi, perché una sconfitta del genere è giusto che chiedi scusa, quindi e lo devo fare io, mi devo assumere io le responsabilità, assolutamente. Poi sicuramente si poteva mettere diversamente, episodi, errori ti possono dare una grossa mano in alcune circostanze. Ripeto, bisogna pensare già a lunedì sera. Eliseno Sposato: senza giri di parole, la squadra vista stasera si è arresa ed ha aperto un'autostrada verso la retrocessione. Come pensa di rimetterla in sesto? La parola arrendersi a me è una parola che non piace assolutamente, e se ho avuto questo sentore dovrò togliere tutto quello che hanno questi ragazzi dentro a tutti i costi, quindi il mio lavoro in questi due giorni, in queste ultime partite, è proprio quello di ritornare a mettere in campo quello che abbiamo visto nelle prime 3 partite, forse anche la quarta con l'ASL. Antonio Clausi: mister, crede ancora che la tattica possa essere l'arma vincente? A differenza delle altre partite, il passo indietro è stato evidente. Ma ci vuole tattica, ci vuole testa, ci vuole cuore, assolutamente. Quindi deve essere un mix di tutto. Io cerco, un allenatore cerca e lavora su tutte le componenti. E quindi assolutamente non tralascio altre cose. Essere una persona educata, una persona per bene, non vuol dire che sei una persona che non hai dentro tanto fuoco. Il sottoscritto ha tanto fuoco dentro e devo toglierlo per forza fuori dai miei calciatori. Francesco La Luna: mister, al netto degli errori arbitrali, la partita di stasera può essere la conferma di una rosa composta da elementi inadatti alla categoria? Ma assolutamente. Non penserei proprio a elementi inadatti. È stata una partita no, che in questo momento non doveva starci, e quindi i miei calciatori, questa sera è stata sbagliata sotto il profilo mentale la partita, sotto l'approccio dei primi 20 minuti, quello sì, abbiamo perso tutti i duelli, ma non posso pensare, perché i miei calciatori hanno fatto gare che hanno dimostrato di essere di questa categoria. Oggi purtroppo l'approccio mentale della squadra, ecco lì, è giusto che mi assumo io delle responsabilità.